Questo qua sì, è il centro commerciale dove volevamo andare per vedere un supermercato, ma poi abbiamo cambiato idea, non mi ricordo perché. Comunque fa un caldo della Madonna nonostante sia notte, ci saranno almeno 35 gradi. C'è anche lui. E l'umidità è abbastanza umida. Ma al momento il nostro scopo è trovare del cibo e ci stiamo dirigendo verso il ristorante che ci ha consigliato la nostra guida, che ha detto lì si mangia una bomba, e quindi andate qua. Sì, qua stanno facendo la metro che collega il Vietnam al Giappone, no, non lo so. Probabilmente sarà una un cane B. Il primo cane randagio che vediamo. Piccolo. Ed è super piccolo. Qua mangiano veramente i cani. Non penso che mangino i cani così. Oh, trovo un cane e me lo faccio stasera. Però sì, ce l'ha detto la nostra guida che li vendono anche al mercato. Ma non al mercato che siamo andati a vedere noi. Avete notato che il poliziotto è in infradito? Ok, ci siamo imbattuti in un 7-Eleven. Sì. C'è anche un Family Mart attaccato. Io che ero preoccupato di non trovare combini. Non che ci servano, però almeno per trovare qualcosa da bere prima. Ok. Questi sono altri appartamenti diventati negozi. Me l'ha detto Giulia. Tra l'altro quando Giulia non parla nei video è perché le ho fatto un cheesepass. Ma siamo sicuri che è giusta la strada? Perché hai questa macchina? È questo qua con luci? Sì. Ammazza, sembra anche super turistico. Sì, infatti sono solo turisti dentro. Però boh, ce l'ha consigliato la guida. Nahangang. Boh raga, abbiamo ordinato un po' di cose. Tutta cucina vietnamita. Tempo mezzo secondo, ci hanno portato i nostri tè freddi, gli involtini e anche i gamberi. Questi qua dovrebbero essere l'equivalente vietnamita degli involtini primavera. La nostra guida ci diceva che la cucina è molto simile a quella cinese, però un po' più delicata per via dell'influenza dei francesi che insomma colonizzavano il Vietnam. Adesso Giulia andrà all'assaggio. So fine, you with me. Thank you. Thank you. Ci hanno portato altra roba. È freddo. Preferisco gli involtini primavera. Però dai, è freddo e sa di insalata. Proviamo se con la salsa è meglio. Un po'. Non so se sia il problema al ristorante, ma sono abbastanza anonimi. Questo qui mi ispira decisamente di più. Ma prima andrei a provare le robe qua, le shrimp cakes. C'è anche la salsa, molto buona. Quello è buonissimo. Solo che il gambero che c'è dentro è intero. Ho tutte le mani unte e non ci sono i tovaglioli. Comunque andrei a provare quello che per ora è il piatto principale, ovvero vermicelli con la carne di manzo. Buoni. Questi mi sa che li sbraneremo per bene. Li provi, Giulio? Comunque sono tutti turisti, Ti piacciono? Ci hanno portato altra roba, ma non ricordo di averla ordinata. È la stessa erbetta che usano tipo in Finlandia e in Nord Europa sul salmone. Ah, è vero! Vero, però è molto più piccante. Ci sta. Per farvi capire quanto è turistico questo ristorante, è appena arrivato un gruppo di anziani. Boh, sì, dai, carino. Il cibo non era male. Abbiamo speso 18 euro in due per tutta quella roba. Il servizio è abbastanza deludente. Cioè, i camerieri, anche il tipo, per pagare con la carta di credito, un trauma. Però sì, ci stava, la nostra guida ci ha detto andate lì, così avete un'idea di tutto il cibo vietnamita e provate a capire intanto cosa vi piace, perché è una cucina che nessuno dei due ha mai provato, quindi non mi pento di essere venuto a mangiare qua, però si vede che è un posto frequentato quasi esclusivamente da turisti. Io lo sapevo che dovevamo mangiare qua dalla tipa. Il cagnolino blu! Che bello! Ribecchiamo il 7-Eleven di prima? I combini qua in Vietnam. Berrò solo questo fino alla fine del viaggio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.